Salve a tutti, io sono Cristian e benvenuti o bentornati su questo canale di crescita personale e di produttività personale. Oggi sono qui in questo ambiente che non avete mai visto. Sono infatti a Valencia, la casa che abbiamo affittato per stare qui qualche giorno per raccontarvi le diverse giornate vissute in questi giorni. Prima di arrivare a Valencia però voglio raccontarvi della vacanza effettuata con la mia ragazza a Palma di Mallorca e vi racconterò in questa serie di video, giorno per giorno, tutto quello che abbiamo visto e vissuto. Quindi sin da subito vi esorto a lasciare un like a questo video e un'iscrizione a questo canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Siamo stati a Palma di Mallorca dal 10 al 16 luglio e oggi vedremo insieme la giornata del 10 luglio, la nostra prima giornata insieme. Sono partito da casa la mattina molto presto, avevo infatti il treno alle 6:57 del mattino da Terni, dove vivo, a Roma Fiumicino. Sono le 6:24 del 10 luglio 2023 e sto per andare a prendere il treno che mi porterà poi all'aeroporto di Roma Fiumicino per andare a Palma de Mallorca. È stato però un ritardo, stranamente, del treno e quindi ho addirittura rischiato di perderlo. Ce l'ho fatta per una frazione di secondo a prendere la coincidenza. Sono sul primo treno per andare a Terni. Da lì, Orte, Fiumicino. Siamo quindi poi partiti per Fiumicino, per fortuna. Al velo ce l'ho fatta per salire sul secondo treno che devo prendere. C'è stato un ritardo di circa 10 minuti, avevo il treno alle 7:31 e alle 7:30 sono arrivato dall'altro treno, quindi per un minuto sono riuscito a fare in tempo. E ora sto andando in direzione di Fiumicino, il treno passerà nella stazione dove era mia ragazza che mi aspetta lì, salirà, insieme andremo all'aeroporto. Abbiamo fatto colazione insieme. Siamo arrivati a Fiumicino e adesso facciamo una bella colazione. Considerando che avevamo l'aereo per Palma di Mallorca alle ore 14. Anche qui con l'aereo c'è stato un ritardo, è partito diversi minuti dopo, ma comunque è addirittura arrivato prima. Ci abbiamo messo poco più di un'ora per arrivare da Roma Fiumicino a Palma di Mallorca. Anche l'atterraggio non è stato dei migliori, ma comunque siamo arrivati alle ore 16. Ed eccoci qui, siamo all'aeroporto di Mallorca e adesso andiamo in albergo. E tra una cosa e l'altra siamo arrivati in albergo più o meno alle 17:30. Dato che con l'hotel avevamo la piscina inclusa, ovviamente la prima cosa che abbiamo fatto è stata proprio quella di gettarci in piscina. Abbiamo fatto quindi merenda per l'appunto in piscina. A cena abbiamo mangiato un hamburger buonissimo, poi vi farò il resoconto di quanto abbiamo speso durante tutta la vacanza nei prossimi video. Abbiamo preso un caffè e fatto il giro dei negozi. Primo acquisto scelto. Per scoprire un po' quella che è la città. Ed è così che abbiamo terminato il nostro primo giorno di vacanza a Palma di Mallorca. Arriveranno tantissimi video su questo canale che spezzeranno un po' il solito ritmo di video dedicati alla crescita personale a tema viaggi, quindi fatemi sapere se vi piacciono e vi esorto nuovamente a lasciare un like, un commento e un'iscrizione a questo canale. E molto presto arriverà anche l'house tour di quella che è questa casa a Valencia, che è bellissima, e molti contenuti anche proprio riguardanti Valencia. A presto!